Questo è il primo video dei nonni del 2017. E questi sono un mucchio di segmenti già preparati. Che passiamo subito ad incollare in coppie bicolore. L'angolo di 15 gradi sarà impostato sulla levigatrice a disco. E un blocchetto di legno incollato sullo spingipezzo ci servirà come battuta sul piano per ottenere pezzi di identica dimensione. Eccoci all'opera. Veramente è Antonio che opera. Io sorveglio. Che faccia il lavoro per bene. Verifichiamo il risultato. Il secondo step consiste nell'incollare le coppie fra loro. Nel terzo step otteniamo delle mezze circonferenze, che diventano anelli completi nel quarto step. L'anello va ora montato sul mandrino in espansione e si procede alla sgrossatura. Fino a raggiungere la misura voluta. Anche la superficie va rettificata con sgorbia a dettaglio. Marchiamo con la punta del calibro la misura interna di 63 mm. Ed effettuiamo lo scavo con uno scalpello obliquo. Dopo il controllo, giriamo l'anello sul mandrino e scaviamo dall'altro lato. Ci serve un jam chuck per continuare il lavoro. Su di esso inseriamo l'anello e lo incolliamo con colla a caldo. Poi, con il calibro, segniamo la traccia dei prossimi tagli su entrambe le estremità. A tale scopo, Antonio ha preparato un troncatore molto sottile con una vecchia lama per ferro. Qui lo vedete all'opera mentre tronca il primo anello. Che viene subito calibrato fino a raggiungere lo spessore di 3 mm. Quindi, all'elemento appena finito, si incolla la parte troncata prima, curando che i segmenti bianchi siano disassati. La contropunta tiene stretto il tutto.
Separiamo il secondo anello e ripetiamo le operazioni fatte con il primo. Continuiamo ancora con il successivo fino a completare la parte centrale. Questo è il secondo braccialetto, che come vedete ha un layout diverso. Ci resta solo da incollare i due elementi esterni di mogano. Dopo aver girato il pezzo, stacchiamo il martire facendo leva delicatamente. Calibriamo la parte frontale e incolliamo l'ultimo anello di mogano. Tronchiamo lasciando uno spessore di 4 mm. Prima di troncare dall'altra parte, portiamo anche l'interno del mogano a 63 mm, come il resto del braccialetto. Quindi possiamo troncare. Per finire l'interno, blocchiamo il braccialetto tra le griffe di 90 mm. Interponendovi una striscia di PVC per non danneggiare la superficie. Chi non ha le griffe di 90 mm può costruirsi un jam jack come questo. Basta incollarvi il braccialetto con colla a caldo . Per la finitura prima usiamo olio di vino cotto. Poi alcune passate di colla ciano acrilica. E infine un paio di passate di vernice poliuretanica opaca. Ancora un jam jack per finire l'esterno. Le spine sul fondo fanno da fermo al braccialetto. Questa operazione richiede delicatezza di taglio e buona affilatura delle sgorbie. Se il braccialetto dovesse risultare più largo del jam jack, potremmo sempre ricorrere a del nastro adesivo per colmare la carenza. Carta abrasiva fino a 600 grit. Pulitura della superficie con alcol. E finitura con poliuretanica satinata. Cosa non fa un marito affettuoso per la cara mogliettina? Sì, perché anche i nonni hanno un cuore che palpita. Beh, ora ve lo posso dire. Il nonno australiano ha realizzato questi sofisticati braccialetti per regalarli alla sua Mary. Ma aveva qualcosa da farsi perdonare?